Ciao ragazzi, bentornati a Genshin Impact, sono il vostro coccodrillo Mato700 che vi parla. Questa volta andremo a esaminare la Pozza Oscura. Spero che l'altro video del gran finale dell'evento vi sia piaciuto. Intanto andiamo a dare un'occhiata. Dobbiamo spostare via questa oscurità. Perfetto, abbiamo sbloccato un bel pezzo di mappa. Ora sarà il difficile capire dove andare. Per arrivare ai punti stabiliti andremo, vediamo qua dietro, vediamo se no, non si vede. Insomma, passa via che c'è una zemina per il setter. Se avete qualche dubbi o vi serve aiuto per capire qualcosa, scrivetelo nei commenti che io provo ad aiutarvi. Se avete perso qualcosa, qualche passaggio. Il nostro golem. Affrontiamo il golem. Come l'altra volta. Speriamo di non finire giù nella posta qua come l'altra volta. Perfetto, abbiamo sconfitto il nostro golem. Prendiamo i rosetti e andiamo avanti. Attiviamo questo anche se non serviva. Ah, si è aperta la porta. Perfetto. Non c'era, non è che si è aperta solo la porta, c'è anche chi l'ha aperta. Pareva sanno che si apriva una porta da sola. Perfetto, l'abbiamo sconfitta. La prima cosa, attiviamo il teletrasporto. E andiamo subito a prendere una zemina. Becchiamoci questa qua. Eccola qua. Bisognerebbe un personaggio zero per sbloccare questi osetti, insomma, artefatti, e andiamo subito a mettere un personaggio zero. Perfetto, ho messo Albedo e andiamo a attivare le torri. Bene, le abbiamo attivate. Se ne manca ancora. Dove si troverà l'ultima? Chissà. Qua non si può entrare. Penso.
meglio controllare un po' meglio. Uno è qua, uno è laggiù. Si può salire di più? No. Qua dove che siamo? Benvenuti. Non c'è niente da distruggere. Qua c'è qualcosa da distruggere. Perfetto, trovato. Se ne manca ancora uno. Uno da quella, uno sopra, uno da quella. Dovrebbe essere forse uno più su. Più in giù. Sali. Abbiamo trovato solo la spina. Vedremo tutta così non entriamo in acqua. Allora guardiamo dove può essere. Dobbiamo dare fuoco più al nemico. Perfetto. È caduta. È affogata, perfetto. Noi guardiamo se riusciamo a trovare quella torre. Intanto che la sera commette un attimo in pausa il video, perché qua per me non ci metterò parecchio a trovarlo. Proviamo a distruggere questo qua. Beh, sai cosa? Lo cercheremo più avanti, dai. Scrivetelo nei commenti se voi l'avete già trovata. Se sapete già dov'è che è. Perché per me non riesco a trovarlo. Boh. Tanto curiamo i nostri personaggi. Ho subito un po' di danni. Abbiamo trovato un nuovo spugno. E abbiamo fatto anche una missionina. Vediamo cosa che dobbiamo cercare. Stiamo sulla spiritella. Messo spara spiritella. Siamo un po' bagati. Noi dobbiamo salire ancora per la missione, un po' più in alto. Abbiamo fatto il zitto. Perfetto. Disattiviamo
la sua barriera con l'acqua. Non entriamo troppo nelle pozze. Dobbiamo colpire questa cosa per creare un'esplosione. Usiamo un personaggio con la spadina, è più... il suo attacco è più capibile dove va. Allora, come faremo a colpire questo qua? Siamo decisi anche così? Perfetto. Non serve colpire il riso sempre con facendo come quello, insomma usando quel questo cespuglio. Nemici, quel nemico là è un po' differente, mi pare. È rosso invece che essere blu. Avrà poteri differenti? Abbiamo finito tutta l'energia perché abbiamo quello del setro, perché abbiamo camminato proprio nelle pozzanghe qua vicino a queste pozzanghe, insomma, perché gli danno forza ai nemici. Andiamo al livello sopra e schiantiamoci adesso di lui. Perfetto. Ora si danno di nuovo energia. Perfetto. Vediamo qua. Suoniamo la campana. Perfetto, ora devo tornare indietro. Pensavo di vedere la zemina qua sopra, ma no. Vabbè, ora torniamo indietro. Qua sopra, fino qua sopra. Bene, siamo arrivati qua. Esatto che è durato così tanto il video. Faccio un video apposita per la seconda campana. Se vi è piaciuto il video, vedete un bel pollice in su. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video. E se avete trovato la quarta torre, scrivetelo nei commenti. Bene, ciao ciao, al prossimo video!